Preghiamo tutti di prendere posto, perché mentre ovviamente si dice che gli ultimi saranno i primi, nei seminari certamente non è così. Sì, lo so, questo. Quindi preghiamo di poter ricominciare la seduta per poter terminare all'ora prevista. Quindi passerò quasi subito la parola agli altri, ai relatori veri. Vorrei solo dire una cosa che si ricollega all'inizio del nostro incontro di oggi, quando ci siamo alzati in piedi per un minuto per ricordare e salutare il nostro cooperante che ha perduto la vita e sappiamo come. Devo dire che questo condivido naturalmente il minuto di rispetto e di tristezza, però io lo prendo come un momento che a me onestamente dà grande orgoglio e forse un poco di entusiasmo, per una ragione semplicissima. Mi ha ricordato varie cose, anche se magari non lo sembro vestito così da seminario alla Farnesina, ma mi ha ricordato quando al Camp Mittiga di Nassiriya, dove lavoravamo accanto agli iracheni per la ricostruzione di un paese distrutto socialmente ed economicamente, mi ha ricordato quando la mia collega e socia che è in questa sala, Antonella Sarro, apriva il lucchetto a combinazione del cancello di Camp Mittiga a Nassiriya, dove non c'era naturalmente nessun tipo di protezione, quindi eravamo in quattro, io, lei e i nostri due amici iracheni. I tre uomini ridevano della situazione, lei non rideva affatto perché doveva aprire questo lucchetto che non si apriva mai. Eravamo un bersaglio perfetto nel deserto dove si vedeva perfettamente. E quindi tutti quelli che fanno questo mestiere davvero sul terreno, che è la cooperazione quella vera, quella che si fa andando per le strade polverose del deserto o altre cose, sappiamo che ci sono dei rischi, l'abbiamo visto quando abbiamo lavorato nel sud dell'Iraq con l'AVSI, c'erano dei rischi, ci sono dei rischi, tutti sappiamo che ci sono, si possono verificare in ogni momento. Penso però che, e questo me lo dice quello che stiamo vedendo con le grandi immigrazioni, dove finalmente tutti si cominciano a rendersi conto che bisognerebbe fornire un aiuto reale ai paesi e alle comunità dove essi si trovano, piuttosto che farli morire in una traversata del mare, ma questo costerà e costa tempo, denaro e impegno e rischio. E spero che, da quello che ha fatto l'uomo di terreno e gli piace farlo, spero che questo rischio non sia sempre l'unica cosa tenuta in considerazione. Quando oggi mi sento dire che il sud della Tunisia, nel quale ho lavorato per 3 anni, è un posto particolarmente pericoloso nel quale è difficile mandare degli operatori di cooperazione, mi preoccupo, perché una volta di più prevale la paura, la preoccupazione rispetto a un'esigenza che ormai è diventata fondamentale. Questo è quello che io vedo nel sistema della cooperazione, quindi qualcosa di veramente reale. Il primo relatore, che voglio ringraziare moltissimo per essere qui, è l'avvocato Stéphane Brabon, che è un grande avvocato internazionale di uno degli studi più importanti d'Europa, che è Herbert Schmidt, ma lo voglio ringraziare perché invece di andare a Washington per un colloquio molto molto più importante di questo, ha scelto di venire a Roma. E l'ho fatto senza l'ottica del weekend, perché non rimane neanche per il weekend, quindi avrei potuto dire è venuto a Roma per farsi il weekend, non è così. Quindi lo ringrazio moltissimo di questa sua presenza. Ce l'abbiamo cooptato in questa giornata, sapendo che dopo i rapporti del professor Raghi e il lavoro del Consiglio dell'ONU per i diritti umani, l'impresa media, piccola, grande, è oggi tenuta direttamente al rispetto del sistema dei diritti umani. Abbiamo sentito che le imprese più grandi, abbiamo sentito le testimonianze di alcune imprese grandi, sanno e fanno già, però
La cosa più importante è capire che oggi la violazione dei diritti umani diventa un rischio pesante anche dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista giuridico, anche per le componenti medio-piccole della comunità economica. Tanto è vero che con AFSI stiamo collaborando al programma nazionale italiano su Business and Human Rights, che verrà preparato per la fine dell'anno, e il contributo di AFSI sarà proprio una sensibilizzazione e consultazione delle piccole e medie imprese nel settore. Quindi pregherei Stéphane Brabant di farci rapidamente un quadro di questo sistema nuovo, che è una responsabilità diretta delle imprese, e soprattutto come le vede un giurista che è abituato al diritto positivo, cioè qualcosa che sta scritto sui testi e che è applicato da un giudice. È la stessa cosa. Ah, merci beaucoup, c'est à vous de... Bonjour. The first... Buongiorno. Ah, sono stato l'unico ad indossare le cuffiette e quindi questo dimostra che non sono stato in grado di imparare la vostra lingua, il vostro meraviglioso paese. Sono stato l'unico a beneficiare del lavoro alacre degli interpreti e mi congratulo con loro. Vorrei fornirvi... Avrei preferito parlare in inglese, dico... For business and human rights, it is certainly the truth. Certainly, if you said what's been said today is absolutely true, and tools, sì, molti degli strumenti sono stati redatti in inglese, e quindi io che sono francofono o faccio fatica. Perché il sistema giuridico è basato appunto sul civil law britannico, questi documenti sono basati sul civil law britannico, che è assolutamente diverso rispetto a quello di altri paesi europei, e quindi questo comporta ulteriori difficoltà. Allora, di che cosa parleremo oggi? Abbiamo visto delle presentazioni estremamente interessanti finora, e abbiamo visto che queste presentazioni erano basate sulla CSR, Corporate Social Responsibility, responsabilità sociale di impresa. È qualcosa che viene dall'alto e poi filtra verso il basso, cioè è un'azione condotta da una impresa per agire in maniera socialmente responsabile. E fino al 2011, e dal 2011 si parla di una nuova prospettiva della CSR. La prima prospettiva è che deve essere dal basso verso l'alto. Non è il rischio primario di una società, ma si parla di rischio primario per la popolazione derivante appunto dall'operatività di un'impresa. Oggi sta cambiando il paradigma, come diciamo in francese, cambierà a breve anche la mentalità e deve cambiare la mentalità. Non dobbiamo pensare esclusivamente a quello che possiamo fare per accontentare le popolazioni, quindi certo dobbiamo costruire ospedali e scuole, tuttavia dobbiamo pensare al nostro contributo. Il nostro contributo avrà un impatto negativo sui diritti umani? Sui diritti fondamentali? Questa è la questione fondamentale da tenere bene a mente, e quindi potete vedere che è necessario un nuovo cambio di mentalità da ora in poi. Quindi corre dei rischi la popolazione, soprattutto laddove vengano violati i diritti fondamentali. Posso anticiparvi, come già affermato dal precedente oratore, anche un'azienda corre dei rischi. Se costruiamo una scuola, per esempio, però provochiamo dei problemi etnici, per esempio, nella stessa comunità locale, allora significa che
andremmo a violare i diritti umani. Quindi anche se siamo armati di buona volontà, potremmo finire con il causare involontariamente problemi innanzitutto per la popolazione locale e poi problemi per l'azienda. Quindi vedete la logica soggiacente. Serve un cambio di mentalità. Serve un cambio di mentalità nella maniera in cui conduciamo le nostre attività in tutti i settori industriali. Abbiamo tutto questo poggia su un principio delle Nazioni Unite adottato dal Consiglio sui diritti umani dell'ONU, grazie al rapporto Raghi. Raghi è un professore dell'università. Questi principi contenuti in questo rapporto hanno l'obiettivo di tutelare e proteggere i diritti umani in qualsiasi attività. Questi principi fondamentali derivano da un lavoro eccezionale svolto dal professor Raghi con una squadra di lavoro di esperti di imprese, banche, ONG, esponenti della società civile, eccetera, eccetera. Quindi è una sorta di compromesso su come bisogna comportarsi nel mondo di domani. Questo compromesso è stato sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti a questo progetto. Di che cosa si parla? Vi manderò soltanto dei messaggi fondamentali. Il primo messaggio è che lo Stato ha la responsabilità primaria di tutelare i diritti umani, qualsiasi forma esso abbia. Ovviamente può essere uno Stato africano che deve adottare delle misure legislative in modo che le aziende non violino i diritti fondamentali della popolazione locale. Però anche i nostri stati devono fare in modo che le loro imprese, quando vanno all'estero, non violino i diritti delle popolazioni estere nei loro investimenti. E riguarda la regolamentazione, certo, delle imprese, ma questo tocca a tutte le imprese, piccole e grandi. Gli investitori, anche nel settore estrattivo, nella rivendita, nell'agricoltura, questi principi toccano anche gli avvocati e le banche. Nelle nostre attività, in quello che facciamo, dobbiamo moralmente prestare attenzione ad un cambiamento di comportamento e di mentalità per fare in modo che nella nostra attività di consulenza noi possiamo crederci: che cosa sto facendo? Sto violando un diritto umano? Sarò un complice di una violazione di un diritto umano nel mio ruolo di avvocato o esponente di una banca? Sto finanziando un progetto che viola i diritti umani? Ora, questi quesiti ci pongono un cambio di mentalità incipiente. Questo rapporto tocca tutte le aziende. Settore privato e pubblico devono unire gli sforzi per partecipare a progetti che non violino i diritti umani, apportando nuovi rimedi, forme di compensazione e per fare in modo che le misure adottate all'interno di un quadro di un progetto non producano inquinamento, per esempio. Bisogna prevedere, per esempio, evitare le conseguenze della necessità di spostare delle popolazioni a causa di un progetto industriale. Come qualcuno ha già detto stamani, il benessere e la dignità umani devono essere sempre rispettati. Questi diritti umani sono molto vasti, senza scendere troppo nel dettaglio. Si parla di diritti umani riconosciuti a livello internazionale e questa definizione è tratta da una definizione dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Questi nuovi principi non comportano nuovi obblighi per le imprese. Questo, diciamo, è un peso, diciamo, queste sono delle leggi morbide, tra virgolette, vengono chiamate soft laws, con delle sanzioni moderate.
non ci sono nuovi obblighi, ma ora vediamo che questi principi ora sono inclusi nei contratti in modo che ci siano nuovi vincoli in questi contratti, e molti paesi stanno introducendo questi nuovi obblighi all'interno del sistema legislativo. Quindi anche se non ci sono degli obblighi stringenti per le imprese in senso diretto, però ci sono nuovi obblighi che entrano in vigore in maniera indiretta. Anche se queste leggi saranno morbide, la pratica mi dice che questo sforzo di adeguamento non sarà volontaristico, e le aziende ora certamente firmano degli accordi internazionali, e questo diventa sempre di più un obbligo. Come già stato detto prima, certo queste leggi saranno anche morbidi, ma le sanzioni possono essere anche molto aspre. Da dove provengono queste sanzioni? Allora, prima parlavo con il presidente dell'AFSI, che è un magistrato, e parlavamo ieri insieme, Madame la Presidente, e dicevamo che le aziende si aspettano che ovviamente gli avvocati le difendano di fronte ai tribunali, ma gli avvocati e altri soggetti legali devono fare in modo che le imprese e le banche non debbano affrontare ulteriori danni o sanzioni, come per esempio danni all'immagine. Che cosa c'è di peggio per un'azienda che finire in prima pagina a causa di violazioni dei diritti umani? E vi dico che una volta sanzionata un'azienda non intende correre questo rischio. Poi anche le banche vogliono evitare le sanzioni, hanno posto delle condizioni per il finanziamento che rispettano i diritti umani. Certamente, per esempio, se non si riesce ad arrivare, un'azienda non riesce ad arrivare al finanziamento perché non rispetta i diritti umani, allora è un grosso rischio. Questa è un'altra grossa sanzione. Le sanzioni possono derivare dal fatto che il governo può dire: se voi violate i diritti umani, io vi ritiro la concessione. E quindi andare poi di fronte a una corte d'arbitrato diventa ancora molto più costoso. Poi ci sono altre sanzioni per gli azionisti, altri soggetti coinvolti. Per nuove sanzioni servono nuovi legali, nuovi atteggiamenti, nuove misure legislative. Il mondo sta cambiando enormemente a beneficio della popolazione e a beneficio anche delle imprese, perché le entità e le imprese rispettose dei principi risparmiano di più di quello che spendono, perché l'esperienza ci dimostra, e ci sono molti studi che sono stati condotti, che i costi sono decisamente inferiore quando si rispettano i diritti umani piuttosto che quando vengono violate le regole. Allora, non scenderemo nei dettagli dei diritti umani, però le linee guida dell'ONU e altri strumenti ci forniscono degli strumenti per il rispetto dei diritti umani. In realtà alle aziende viene richiesto di sapere e di dimostrare che rispettano i diritti umani. Non devono soltanto dichiararlo: io sono una brava società, io rispetto i diritti umani. Devono dimostrarlo, in modo da evitare responsabilità anche a livello legale. Per questo, non scendo troppo nel dettaglio, devono creare delle politiche di due diligence, cioè di conformità a questi diritti. Le imprese che abbiamo visto oggi sicuramente hanno delle procedure di due diligence, e in realtà queste procedure consentono un'analisi di un progetto in modo che non violi i diritti umani né ora né in futuro.
queste società quindi non violeranno mai i diritti umani, come per esempio l'esproprio di terre. Le aziende non possono più contribuire a queste pratiche, e questo deve essere valido anche per i fornitori, e quindi questo è l'effetto leva anche sui fornitori, e quindi questo effetto leva è tentacolare e molto esteso. Si tratta di un processo, e questo processo per noi avvocati porterà una novità. Una società brava, diciamo, non solo otterrà una licenza a livello legale, cioè le licenze, le concessioni, eccetera, eccetera, ma anche una licenza sociale, una concessione sociale. Quindi questo è un concetto del tutto nuovo. La licenza sociale che cosa significa? Significa che, come è stato spiegato in maniera molto chiara dai manager di Nestlé e Enel, serve accettabilità proveniente da tutti i soggetti per le azioni intraprese, e questa accettabilità deriverà dal fatto che l'impresa non viola alcun diritto fondamentale. Ci sono svariati principi per rispettare questo principio di accettabilità, non scenderò nei dettagli, il tempo è tiranno. Il consenso, per esempio, della comunità locale è fondamentale per lo sfruttamento delle terre, per esempio. Stringendo per arrivare alla conclusione, è chiaro che oggi non condurremo le imprese con la stessa mentalità. Le cose stanno cambiando e oggi le aziende devono moralmente assumere delle nuove misure per cambiare il loro comportamento e per rispettare pienamente la legge. Il loro comportamento deve essere migliore della legge. Perché? Perché se investiamo in un paese e realizziamo che le leggi non sono in linea con i principi internazionali dei diritti umani, allora la società deve assumere un'iniziativa per mano propria per rispettare gli standard internazionali. Come è stato già affermato stamani, concludendo, è chiaro che i principi internazionali e l'extraterritorialità stanno cambiando. Questi principi stanno cambiando. Siamo tutti europei. Non scenderemo nei dettagli, però l'Unione Europea sta assumendo alcune iniziative molto importanti e molto importanti riguardo il resoconto delle imprese relative al rispetto dei diritti umani. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane, pour ne pas avoir été à Washington. Grazie tante per essere venuto con noi e averci detto queste cose interessanti. Quando si facevano i seminari in quella che si chiamava la Prima Repubblica, e purtroppo io ho partecipato a molti seminari della Prima Repubblica, quelli che parlavano di soldi si mettevano in fondo, perché così tutti i partecipanti rimanevano per sapere quanti soldi c'erano. Quindi questa volta siamo stati più corretti, i due banchieri non sono gli ultimi, quindi c'è sempre la possibilità di uscire un quarto d'ora prima per qualcuno che è interessato. Prima di dare la parola a questa parte che è la più delicata, vorrei ricordare, visto che parliamo di finanza innovativa, e la parola finanza innovativa penso poi di dare qualche interpretazione positiva, ma spesso ha avuto delle interpretazioni nel passato recente che non erano estremamente positive. Tant'è vero che Jacques Attali, nel suo bellissimo libro Brève Histoire de l'Avenir, ci dice una cosa divertente, dice i banchieri dovrebbero smetterla di occuparsi di questa finanza innovativa e tornare al loro vecchio e noioso lavoro. Io penso che nel caso della cooperazione il lavoro di un banchiere che finanzia la cooperazione non potrà mai essere noioso, quindi forse in questo caso Attali si riferiva a qualcos'altro, però comunque sicuramente c'è del vero in quel che dice.
Per quanto riguarda l'aspetto finanziario della cooperazione, che tutti si aspettano, ovviamente tutti si aspettano di sapere quanto, perché ovviamente soprattutto i giornalisti in sala la prima cosa che scriverebbero dice destinati X per la nuova cooperazione, e in un momento di crisi economica questo fa ovviamente il suo effetto. Io penso che il quantum sia importante, ma da quando ho partecipato con Piero Bassetti ai gruppi di lavoro della legge 49-87 e in particolare la redazione della regolamentazione applicativa del famoso articolo 7, che è stato croce e delizia di tanti, e dopo serate passate col primo direttore della Simest e un grande uomo di IFC, Giovanni Vacchelli, a parlare di come la Simest avrebbe dovuto o non avrebbe dovuto fare, dopo tutto questo tempo il confronto con i meccanismi finanziari è inevitabile, e quindi l'apporto di tutte le esperienze che possono servire perché si faccia il salto più importante, che è quello di fare in modo che le risorse vadano effettivamente alle imprese e soprattutto a quelle più piccole e medie dei paesi dove vogliamo creare sviluppo, è tutt'altro che facile. Mi è capitato di gestire una linea di credito italiana in un paese dei Balcani, e l'unica cosa che ha fatto la differenza è stato essere molto vicini alle banche locali che ritrasmettevano i fondi, aiutando le imprese a presentare le domande e aiutando le strutture locali a loro volta ad aiutare le imprese. Ci sono altri meccanismi di successo, come dei trust fund di paesi nordici che hanno finanziato i cosiddetti Light Technology Grant Scheme. Ci sono molte esperienze, ma resta molto difficile il passaggio tra il finanziamento da parte di una banca e una piccola impresa che per definizione non ha collateral, quindi non ha garanzie da offrire e si trova nella difficoltà di formulare progetti validi. Penso che la creazione di un'agenzia nuova sarà un'occasione molto importante per ripensare a molte cose, e una delle cose che andrà senz'altro ripensata è la funzione, il rapporto forte, che secondo me è utile ma va rivisto, con molti organismi internazionali, in cui diciamo il rapporto di efficienza tra le contribuzioni finanziarie offerte dagli Stati e l'apporto che se ne traduce in termini di progetti produttivi deve essere, secondo me, abbastanza profondamente ripensato per renderlo più efficace, soprattutto in un'epoca in cui le risorse economiche scarseggiano. Quindi, insomma, adesso lascerei al dottor Binismaghi di vedere se ha ragione Attali, che i banchieri devono tornare al loro noioso mestiere, oppure se si vogliono arrampicare in un nuovo mestiere che è quello della cooperazione. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, rispondo subito che, come quasi sempre, Attali dice cose molto concrete e molto giuste, e parla spesso sempre molto chiaramente. Io sono un po' l'ultimo arrivato, penso, a questo tavolo, perché la legge recentissima e Cassa Depositi e Prestiti, che è una vecchia signora, ha più di 150 anni, però su questo tavolo sta imparando da un po' anche da tutti voi. Proverò a spiegarvi quello che noi stiamo facendo, così alla fine cercherete voi di capire se noi abbiamo capito oppure se l'esercizio che stiamo facendo ha bisogno di ulteriore passaggio. Dunque, come tutte le persone che parlano di finanza, due concetti importanti: il concetto della leva, è un concetto che spesso lo sentirete parlare, e il concetto della qualità del progetto, non di garanzie dunque. Provo a parlare meno di garanzie ma più di qualità del progetto, che comporta anche le garanzie, ma guardiamo il progetto. Allora, noi cosa proviamo a capire la cooperazione? Abbiamo capito che dobbiamo cercare di fare in modo che il più persone possibili ci sia l'accesso ai servizi di base, no? Rispetto ai diritti umani,
fondamentali, sradicamento della povertà, queste sono delle cose importanti, e forse soprattutto, come diceva Silvestri, valorizzare quei talenti che ognuno di noi ha ricevuto alla nascita in qualsiasi condizione sociale dove siamo nati. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale. L'altro punto importante è che noi abbiamo un sistema paese. Si parla sempre che non c'è questo sistema paese, ma questo sistema paese esiste. Esiste, c'è un settore pubblico, c'è un settore privato, c'è un sistema finanziario. Favorire la partnership è importantissimo per supportare i paesi partner, se ho capito bene, così dice la nuova legge, li chiamiamo così, paesi partner nella loro crescita economica. Terzo elemento fondamentale, l'Unione Europea, la Commissione, che è un po' diciamo il soggetto più importante quando parliamo di cooperazione e di strumenti per la cooperazione internazionale, è in una fase di transizione, passaggio dal meglio grant, ovvero aiuto, a un supporto che si deve articolare con molteplici strumenti finanziari. Non voglio parlare di finanza innovativa perché, come Attalia, a me non piace molto la parola innovativa, però si parla del rapporto tra pubblico e privato, e dunque di nuovo al concetto di leva. Massimizzare la leva è quello che dicono sempre i finanziari. Qui introduciamo, non mi ricordo più chi l'ha introdotto quel concetto, questa parola magica che a Bruxelles è diventata un po' su tutti i fronti, la parola blending, no? Il mescolare risorse pubbliche tra di loro, un punto importante, mescolare risorse pubbliche nazionali e risorse pubbliche internazionali, mescolare risorse private con risorse pubbliche, forse l'esercizio più difficile. Infine, non ultimo, perché un po' un tema oggi di attualità, mescolare risorse private tra di loro significa, che credo il punto nodale della discussione di oggi, mescolare quel valore aggiunto prodotto dalle imprese profit con quello delle imprese sociali, e questo blending deve essere accompagnato dalle risorse finanziarie che possono agevolare questo valore aggiunto. Cosa noi stiamo facendo? Siamo, per chi è abituato a questo tipo di situazioni, nella fase post legge e dunque nella fase dei decreti, delle convenzioni. Questa situazione viene vissuta anche a chi sta montando l'agenzia, una situazione spesso drammatica, perché una volta fatta la legge dice abbiamo risolto tutto, invece la montagna è tutta da scalare. Però devo dire che tra noi e i due principali ministeri che ci supportano e ci coordinano in questa attività, il Ministero dell'Economia e il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, il rapporto è ottimo, è eccellente, stiamo andando avanti, direi, molto bene, e io penso che siamo vicini. Noi abbiamo un obiettivo: riuscire ad arrivare a essere pronti per la conferenza di Addis Abeba, pronti con i nostri prodotti e con le nostre iniziative, e presentarle in quel momento. Ci piacerebbe, qui lo dirò dopo, che al Ministero dell'Economia e Ministero Affari Esteri un domani si aggiungesse anche il Ministero dello Sviluppo Economico, questo per completare la filiera di cui parliamo oggi. Ministero con cui abbiamo tantissimi rapporti su varie situazioni. Dunque, come noi stiamo ragionando? La prima cosa, noi interverremo nel supporto nella gestione della finanza pubblica, il fondo rotativo, noi siamo, è un po' la nostra specialità negli anni, pensiamo di portare un valore aggiunto concreto e migliorare gli strumenti, la collaborazione con il Ministero Affari Esteri sarà importante, sarà determinante, insieme cercheremo di migliorare i prodotti, in particolare
il supporto alle imprese miste, che fino ad oggi credo non sia mai stato, non sia utilizzato, diciamo, come dovrebbe essere, e la novità dell'utilizzo delle garanzie. Sulla parte blending, di conseguenza, noi pensiamo che il blending tra risorse anche nazionali, finanziamenti e grant sia fondamentale, fondamentale pure rimettere in pista i crediti misti, dunque mettere finanza nostra della cassa insieme con la finanza dei fondi rotativi. Importantissimo il nostro ruolo, penso, nel riportare l'Italia al tavolo degli altri grandi player della finanza internazionale. Parlavamo prima dei francesi e dell'Agence Française de Développement e i tedeschi della KfW, che giocano insieme a livello internazionale, finanziano con BEI altre istituzioni finanziarie, vari progetti che vedono anche imprese italiane beneficiare. Manca l'Italia come manca la Spagna, ci stiamo attrezzando tutti e due. Partecipare a quei tavoli significa anche condividere esperienze e un domani portare gli amici di Oltralpe a cofinanziare con noi progetti di interesse più italiano. Dicevamo il paradigma, no? Che differenza c'è tra internazionalizzazione e cooperazione? Noi recentemente nel gruppo, il gruppo 2 anni fa si è allargato, perché ora con noi abbiamo SACE e SIMES, che sono un po' i paladini della SACE, diciamo, dell'export finance e del supporto all'internazionalizzazione e alla parte export delle imprese italiane, e SIMES è il soggetto che supporta l'internazionalizzazione. Ora noi ci occupiamo anche di cooperazione. Questi tre elementi, come sapete, c'è un forte dibattito nel mondo su come riuscire a far sì che questa filiera si accorci e riduca le barriere. È evidente che il punto nodale è la qualità del progetto. No, ritorno a questo punto. Qualità significa il progetto deve essere sostenibile sotto tutti gli aspetti. Non entro nel dettaglio, in precedenza avete ascoltato vari esempi di cos'è un progetto sostenibile. Il soggetto deve essere qualcheduno che ha quella responsabilità sociale che lo caratterizza e che ne trasforma anche un soggetto di qualità. La finanza guarda al progetto e al soggetto, sempre questi due elementi sono fondamentali, non si guarda mai l'uno senza l'altro, e se questi due elementi sono analizzati bene e formano una coppia perfetta, la qualità del progetto non ha problemi, direi, a trovare finanza. Questa è una cosa importante: quando c'è una qualità del progetto e dell'investimento nella sua totalità, non ci sono mai problemi a trovare fonti di finanziamento. Lo strumento, qui parlavamo di sviluppo sostenibile, responsabilità sociale, lo strumento è la finanza etica? Punto interrogativo, cos'è questa finanza etica? Io tornerei ad Attali. La vera finanza etica è la semplificazione dello strumento. Cercare di non disperdere nei meandri della finanza lacci e lacciuoli finanziari, ovvero commissioni esagerate, interessi, sovrapposizioni, finanza innovativa, derivate e quant'altro che complica. Non che complica, che magari sembra che semplifichi, in realtà aggiunge costi finanziari. Il lavoro nostro, come lo facciamo in tutto quello che approcciamo a tutti i livelli, sarà quello di semplificare, di lavorare in maniera complementare con il sistema bancario, di mettere in piedi strumenti semplici che permettano di sbloccare risorse finanziarie anche private, sia nel capitale, favorendo la costituzione di fondi equity anche nelle aree più difficili, sbloccando finanziamenti anche con strumenti di garanzie,
Tutto questo, dicevo prima, è un percorso che stiamo facendo con il Ministero dell'Economia e il MAE e stiamo dunque mettendo a punto le priorità strategiche, è un lavoro che facciamo insieme, gli strumenti di valutazione e controllo, la verifica, gli strumenti per verificare la famosa addizionalità. Stiamo in un momento particolare in cui questo sforzo che stiamo facendo nella cooperazione si somma a uno sforzo che stiamo facendo con SACE e con SIMES per definire il quadro complessivo del supporto che il gruppo darà alle imprese. È un caso molto particolare, noi siamo l'unico gruppo di finanza pubblica al mondo, dico al mondo, che ha al suo interno le tre filiere, cioè la parte export, la parte internazionalizzazione e la parte cooperazione. In tutti gli altri paesi, in particolare in Francia e in Germania, questa filiera è interrotta, sono diversi soggetti. E dunque già qui si delinea quello che potrei chiamare la nostra identità strategica, che è quella di riuscire a essere per il settore privato, che deve ritornare, visto che la legge l'ha messo al centro, a essere parte fondamentale nell'attività di cooperazione, ad avere gli strumenti giusti. Dunque noi stiamo, e vado per finire, stiamo accelerando questo processo. Accelerare significa imparare dagli altri, gli altri sono le altre DFA internazionali, sono amiche nostre da tanto tempo, francesi, tedeschi, olandesi, le multilaterali, stiamo avendo incontri regolari e stiamo anche firmando dei preaccordi di collaborazione. Si aggiunge una cosa importante: la settimana scorsa il presidente Bassanini stava a Tunisi e ha firmato una collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti tunisina. Esistono delle casse depositi e prestiti in Africa, le abbiamo incontrate, hanno voglia di lavorare con noi, sono strumenti finanziari dei ministeri delle finanze di questi paesi, penso sia uno dei punti forti che possiamo mettere sul tavolo. Stiamo costruendo il business plan, l'organizzazione e la pipeline, tutta la parte di struttura di rischi. Dunque questo concetto di ritorno della filiera per arrivare a finanziare questi progetti di qualità, che ripeto sono progetti sostenibili attraverso soggetti responsabili socialmente, di conseguenza, come dicevo prima, un buon progetto non ha mai problemi di finanza. Quale risorse possiamo mettere a disposizione? È una negoziazione che stiamo facendo con il Ministero dell'Economia. Le risorse che noi mettiamo in aggiunta sono risorse del risparmio postale, dunque sono le risorse di 20 milioni di italiani che mettono il loro risparmio in libretti postali e in buoni postali. Sono enormi risorse. Io non parlerei di un problema di risorse, se ci sono progetti di qualità non ci sono particolari problemi, dare oggi un numero non ha molto senso, vi posso raccontare i numeri degli altri, per fare dei paralleli, i tedeschi a fronte di, dunque la nostra istituzione omologa tedesca a fronte di 100 euro pubblico mette sul tavolo 300-400 euro, i francesi fanno più o meno, hanno lo stesso tipo di rapporto, noi siamo pronti a fare altrettanto, come dire, sono i numeri che girano, sono legati anche ai tipi di progetti, ai tipi di paesi dove interveniamo, ai tipi di rischi che possiamo prendere. Corriamo per essere pronti per luglio e vi diamo appuntamento a fine luglio. Mi pare di capire che ci sarà poco di cui annoiarsi, dottor Benismagli. Il buon progetto trova sicuramente le risorse, è il tema chiave, è verissimo. Salvo il fatto che perché il buon progetto trovi le risorse, bisogna che un progetto
si traduca in buon progetto per chi lo finanzia, quindi ci sia la capacità di renderlo, come si dice, un bankable project, che ovviamente in molti dei paesi di cui stiamo parlando oggi è molto difficile, è uno scoglio già iniziale molto molto pesante, perché non si riesce a passare da un progetto, da un'idea di un'impresa ad un progetto bancabile senza un apporto forte di assistenza. E dall'altra parte il progetto può essere il miglior progetto possibile, ma dipende da chi lo esamina. Dall'altra parte c'è spesso un sistema bancario poco efficace, poco incline a utilizzare parametri di qualità, ma si mantiene spesso sui parametri del collateral. Quindi è una sfida importante quella di pensare che un buon progetto dipende anche da altre due cose, cioè da chi lo rende bancabile e due, da chi lo deve esaminare per poi poterlo approvare. L'esempio concreto, perché tutti si aspettano anche in questa stanza di parlare di cose concrete, abbiamo una linea di credito che sta per essere attivata sull'Etiopia, perché questa linea di credito produca dei vantaggi a favore delle piccole e medie imprese dell'Etiopia a cui è dedicata, occorre garantire questo tipo di due problemi che ho detto prima, senza i quali la linea sarebbe di difficile utilizzazione. Devo ricordare che la prima linea di credito data dalla cooperazione italiana alla Tunisia ci mise 4 anni e mezzo per avere la prima utilizzazione. Quindi certamente la sfida è importante, insomma, qui non siamo in finanza innovativa ma siamo nella finanza ordinaria, quindi contiamo anche sul contributo della dottoressa Benedetti, che ci darà sicuramente qualche altro apporto. Grazie, grazie per questo invito. E in effetti io, cogliendo due spunti del nostro moderatore, mi collegherei subito con raccolgo subito la sfida del credito noioso, perché in effetti possiamo dire che le banche di credito cooperativo, da un certo punto di vista, sono tradizionali interpreti di una forma di credito considerata tradizionale, ma io condivido molto l'obiezione sul fatto che la finanza non sia necessariamente innovativa quando produce un nuovo prodotto, un nuovo servizio, non sia innovativa semplicemente perché utilizza una tecnologia nuova, ma sia innovativa quando produce un risultato innovativo. Allora anche la finanza tradizionale, anche il cosiddetto credito noioso, può essere profondamente innovativo. E quindi è un aggancio molto, molto proprio per l'esperienza delle BCC che vi racconterò. Il secondo aggancio che aveva fornito in apertura il professor Costa era riferito alla giornata particolare di oggi e al contesto. E allora mi riveniva in mente una frase che ha quasi 50 anni più o meno, che è quella che era scritta in un documento particolare, come un'enciclica papale, quindi sicuramente un documento insomma, non esattamente tradizionale, laddove lo sviluppo veniva identificato come nuovo nome della pace, e credo che mai come questi anni abbiano dimostrato la profondissima verità di questa affermazione, ma anche, se vogliamo, la profonda strategicità oggi, ancora oggi, di questa affermazione. Quindi noi oggi parliamo di sviluppo e non a caso il titolo di questa sessione compone insieme dignità e finanza innovativa, proprio perché evidentemente sviluppo non è un concetto e non è neanche un risultato probabilmente frammentabile o segmentabile. Non esiste uno sviluppo economico separato da uno sviluppo umano. Lo sviluppo è in sé un concetto olistico, direi, e quindi sicuramente anche in questo senso tutti i lavori di questa mattinata direi che sono stati coerenti, insomma. Ecco, allora subito questo è, direi, lo spirito della legge di cui abbiamo parlato oggi e che abbiamo tenuto nel sottofondo, perché la legge 215, tra le tante innovazioni che pone, dalla premessa all'impianto alla costruzione, direi che tiene presente esattamente questo concetto. Forse nel titolo si sarebbe potuto aggiungere di default l'aggettivo sostenibile.
parla appunto di questa visione composita e plurale che veniva sottolineata, quindi il settore privato inserito a pieno titolo all'interno del paradigma della cooperazione, parla di un sistema della cooperazione, perché come veniva sottolineato esiste un sistema Italia ed esiste una modalità di lavoro che necessita sempre più di legami, direi integra la visione olistica che dicevo prima, perché si occupa da un lato di investimento, dall'altro di assistenza tecnica, dall'altro di formazione, quindi tiene presenti tutta una serie di settori che vanno dal primario al credito alla formazione, quindi siamo assolutamente e perfettamente in linea. Soltanto in premessa, per arrivare poi alle piccole riflessioni che vorrei proporvi, radicate e fondate proprio squisitamente sull'esperienza, due parole sul sistema delle banche di credito cooperativo, che magari non tutti conoscono. Io lo sintetizzerei con il titolo che vi propongo, BCC, le banche del Main Street. Quando si usa questa espressione, in genere si distinguono le banche che hanno una vocazione, hanno un'operatività prevalente a favore dell'economia reale, rispetto a quelle cosiddette Wall Street oriented, un pochino più spostate sulla finanza. Ecco, al di là delle dichiarazioni, i numeri che vi propongo sono un po' un'evidenza pratica, ecco, pragmatica del Main Street che vi dicevo. Le quote di mercato sono di evidenza, direi, sono superiori al 20% nel credito al segmento artigiano e comunque molto vicine al 20% per le piccole imprese. Quindi c'è una vocazione operativa e produttiva evidente. In questa logica di finanza mutualistica di Main Street si inserisce il ragionamento sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Qui vi propongo soltanto un dato, un numero, ma poi vedremo un pochino più in dettaglio che cosa significano queste esperienze. In particolare il credito cooperativo ha sviluppato esperienze, una particolarmente lunga che ha 13 anni di vita in Ecuador, ma anche altre un pochino gemelle derivate da questa esperienza in Togo, in Argentina e ancor più recentemente in Palestina. La logica della finanza mutualistica, riprendendo un po' uno spunto che mi è derivato dal relatore che mi ha preceduto, tiene conto di due elementi. Non a caso è stata sottolineata la finanziabilità di un progetto, oltre che lo sguardo allenato di chi deve valutare quel progetto. Allora, qui vi sottolineo un link, tra virgolette, tra un'esperienza che abbiamo sviluppato proprio per rendere i progetti finanziabili con riferimento alle start-up. Il tema che è stato proposto è profondamente vero, perché molte volte un operatore creditizio si trova ad esaminare un progetto difficilmente bancabile, insomma, che non arriva con i criteri della bancabilità, e quindi fornire un sostegno all'origine perché quel progetto lo sia o lo sia maggiormente è particolarmente importante. Abbiamo sviluppato quindi un piccolo lavoro orientato ai giovani, orientato alle start-up, per dare uno strumento anche tecnico e pratico, che è un sito, che è un'app, per far sì che ci sia lo sviluppo del business plan che possa essere già compatibile con le richieste dell'operatore creditizio che si trova ad esaminarlo. Quindi sicuramente questo aspetto è da sottolineare, forse è utile prendere questo esempio anche per il ragionamento che stiamo facendo oggi. Vi dicevo un pochino il progetto che è madre, tra virgolette, e master delle riflessioni che vorrei proporvi oggi, e quello che è stato sviluppato in Ecuador, che è partito dal 2002 da un protocollo, da un accordo, un protocollo di intesa che si è rinnovato nel 2012 a 10 anni esatti di distanza, e che ha prodotto dei risultati concreti, perché come veniva anche qui sottolineato in precedenza dai relatori,
un elemento molto importante è quello anche di tener conto e attenzione di quello che viene materialmente sviluppato e quindi dei risultati oggettivi. Allora, i 41 milioni di dollari di finanziamenti che il credito cooperativo italiano ha reso disponibili, coinvolgendo 220 delle banche che sono presenti nei territori, alla realtà per noi partner in Ecuador, che è una cooperativa che sta completando la sua trasformazione in banca di secondo livello, Codesarrollo, è stata particolarmente produttiva di risultati specifici, con un link evidente tra finanziamento, collegamento con la produzione, sviluppo delle comunità locali. A questi 41 milioni di dollari di finanziamento si sono uniti oltre 3 milioni di investimento nel capitale. Considerate che questa realtà cooperativa Codesarrollo lavora con una pluralità veramente ampia di realtà sparse un pochino nelle quattro zone dell'Ecuador, ma soprattutto nella zona andina. Quindi sono 800 piccolissime micro realtà, e qui l'elemento chiave, anche qui riprendendo uno spunto che arrivava dalla introduzione, è stata proprio l'appoggio e il link di partnership con il soggetto del territorio, che ha, se vogliamo, azzerato le cosiddette asimmetrie informative, ha moltiplicato l'effetto leva positiva e finalizzazione degli investimenti. Quindi il perno dei territori, da cui poi cercherò da questo concetto di trarre qualche piccola lezione un pochino più generale, se vogliamo così definirla, è stato uno degli elementi, ed è per noi uno degli elementi chiave, cardine del successo di questo progetto. Altre, un po' in linea gemella, diciamo, con il progetto dell'Ecuador, si sono sviluppati altri progetti, ma prima vi dicevo il tema del collegamento ai risultati. Per noi è stato molto importante dare una destinazione e una finalizzazione a questi investimenti. Vi dicevo, le risorse sono state raccolte da una pluralità ampia di soggetti, ma si sono caratterizzati gli investimenti per alcune destinazioni pratiche. Ad esempio, la nostra realtà lombarda si è focalizzata sulla microimprenditorialità, la realtà siciliana sul tema del commercio e del commercio di qualità, poi la valorizzazione dei prodotti tipici per l'esportazione, la realtà toscana sui giovani, la realtà dell'Emilia sulle donne e così via. Quindi questo ci ha aiutato, questa tipologia di finalizzazione ci ha aiutato anche ancor meglio a focalizzare i risultati. Allora, abbiamo per esempio misurato, perché è importante appunto anche rendicontare, un maggiore accesso al credito delle donne, 12.000 donne ecuadoriane che hanno beneficiato di questi investimenti, di questi finanziamenti. Sono state costruite, ecco, una delle finalizzazioni per il Piemonte era appunto l'abitazione, appunto un bene primario di questo tipo, quindi sono state costruite 2.000 nuove case e altre ristrutturate e così via. Sono state acquistate 5.400 ettari di terra, il riscatto delle terre. Insomma, il link importante tra la realtà del territorio e gli obiettivi del finanziamento. Con